opportunità e criticità del welfare oggi in Italia? Beh, innanzitutto bisogna partire da una considerazione che il welfare pubblico è sotto tensione non da ora e lo sarà ancora di più nei prossimi decenni, e che quindi l'idea di poter tornare ai 30 anni gloriosi di un welfare pubblico generale a copertura completa per tutti i cittadini è una pia illusione. Quindi bisogna accettare questo fatto, anche perché sia la previdenza sia la sanità, sia in valori assoluti che in valori percentuali, continuano a crescere e non a diminuire sul complesso della finanza pubblica. Banalmente contano per quasi 500 miliardi sugli 800 miliardi di spesa pubblica complessiva. Di conseguenza la seconda gamba, il secondo pilastro del welfare è inevitabilmente destinato ad espandersi, però tuttavia ha bisogno di una qualche razionalizzazione, nel senso che si stanno sperimentando varie modalità, varie formule, però c'è un oggettivo rischio di pestarsi i piedi, cioè di troppi soggetti che intervengono sulle stesse materie. Allora, questo è un problema piuttosto complicato che ha a che fare in parte con la parcellizzazione. Si è cercato cioè di fare istituti specifici per ogni fattispecie di welfare, quindi la previdenza, la sanità, la formazione, i benefit, eccetera. Poi si è aggiunto quello aziendale, poi si è aggiunto quello contrattuale, poi si è aggiunto quello decentrato dalle casse. Più ci sono i soggetti privati che legittimamente offrono assicurazioni, prestazioni, eccetera, il rischio di un'eccessiva ridondanza e di conseguenza di scarsa efficienza oggettivamente è elevato. Prima osservazione. Seconda osservazione. Siamo un po' lunghi con l'intervista, bisogna stare un po' più corti. Per parte che voi mi dite io. ho chiesto all'inizio. Seconda osservazione molto semplice, la risolviamo. Va assicurata la portabilità, perché molte di queste fattispecie di welfare hanno caratteristiche pluriennali, allora specie per soggetti che cambiano lavoro o c'è la portabilità oppure immediatamente c'è un rischio di perdere i versamenti contributivi o welfaristici. Terza e ultima osservazione, va garantito l'aggravio fiscale anche ai lavoratori autonomi, altrimenti obiettivamente c'è un indebito privilegio dei lavoratori dipendenti.